domanda difficile, perché abbiamo una frantumazione di liste, quindi non è una domanda che si può rispondere con facilità. Certamente ci auguriamo che sia un sindaco che possa risolvere i problemi, e questo è già ancora difficile, perché secondo me una lista deve essere unica, in questo momento dare prova di una unità di Santa Maria Capua, scegliere tra di noi il sindaco con l'impegno, normalmente entro l'anno fare dei programmi annuali da attuare. Se non si fossero attuate, ci doveva essere le dimissioni del sindaco. Quindi naturalmente mi trovate non impreparato, ma preparati a dirvi che in sostanza sarà una lezione dove sarà difficile naturalmente la governabilità. Perché sono un personaggio che sto al di fuori della politica e sono stato un operatore che ho dato conto di quella che è stata la mia attività, diciamo, di amministratore del Consiglio dell'Ordine per 30 anni di presidenza, quindi con il successo che era il primo Consiglio dell'Ordine d'Italia, l'abbiamo portato al primato, abbiamo portato il Consiglio dell'Ordine a un altro primato, quello della formazione forense, dove abbiamo realizzato una scuola che è tuttora veramente visibile, perché abbiamo dato delle fotografie, ma abbiamo visto che tutte le proposte dei sindaci hanno dimenticato quella che può essere una risorsa per Santa Maria Capua Vetere, cioè una scuola nazionale di formazione forense. Per la verità, giudicare l'amministrazione uscente è affidata ai giudici che la stanno guardando. L'unica cosa che mi ha meravigliato è che con il commissario prefettizio doveva essere approvato il bilancio preventivo, però non dovevano essere date esecuzione ad alcuni provvedimenti, quale quello dell'appalto degli immobili di Santa Maria, della città di Santa Maria Capua Vetere, e quello che è stato l'appalto dei parcheggi. Questo è stato una scorrettezza nei confronti di un'amministrazione che doveva essere eletta, la quale normalmente per il primo anno, secondo me, non potrà rendere per quello che sono i grossi programmi che secondo me sono stati fatti non con i piedi a terra, perché i programmi normalmente dovevamo guardare, esaminare i bilanci e poter dire alla popolazione che cosa si poteva fare. Per la verità noi dobbiamo fare ancora la manutenzione ordinaria e straordinaria, quindi noi ci troveremo di fronte a tutti i problemi trattati, si scontreranno di fronte alla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria di questa città. Quindi riterrei che in sostanza dovremmo riconfrontarci immediatamente con quella che è la realtà. La Santa Maria, voi la conoscete meglio di me, perché il vostro emblema significa conoscere la città, perché voi girate la città. Non parliamo delle buche, delle strade, degli alberi non tagliati, diciamo, ma vediamo che addirittura dei toilette che mancano, perché nella villa e nel tribunale stesso, diciamo, quelle che sono le toilette pubbliche non sono utilizzabili. Il verde che non si taglia non va bene. Quindi paghiamo normalmente di cause per quelli che sono i sinistri che si fanno per le buche stradali. E allora tutto questo è molto importante, che si guardi con le carte in mano. Naturalmente abbiamo già consumato, penso che sia stato consumato il futuro dei giovani, quindi bisogna lavorarci veramente. Io vedo che i giovani si impegnano per il volontariato, cioè hanno voglia di lavorare anche senza soldi a volte, ma naturalmente la esigenza di Santa Maria Capua Vetere non so il bilancio come sta, però non dobbiamo regalare il denaro è così, il denaro molte volte va regalato per la diligenza, no?
Questo non va bene perché ci sono ragazzi che vogliono lavorare, facciamoli lavorare, dobbiamo vedere secondo i bilanci che cosa si può fare. Il volontariato va utilizzato, ma va utilizzato per la proiezione di questi volontari per un posto per potersi creare una famiglia. I ragazzi non si creano una famiglia, si sono svogliati a pensare ad una famiglia che possa avere un proprio futuro. Quindi su questo bisogna lavorare. Io penso che il primato del lavoro che dobbiamo svolgere per i giovani. Guardate, queste domande hanno una difficoltà nella risposta, perché dipende da quello che troviamo nel bilancio. E com'è? Vedete, nel primo anno è già tutto difficile. Noi avremmo dovuto guardare le disponibilità. Senza disponibilità, senza entrate, senza uscite, importante le risorse. Se noi curiamo le risorse per poterle spendere bene. Quindi non dobbiamo, diciamo, andare in particolare alle condizioni da risolvere. Dobbiamo trovare le risorse. E le risorse sono importanti. Direi che per esempio i fondi europei, la canapa è diventato un valore. Oggigiorno le risorse europee, noi potremmo avere contributi per la canapa, e voi sapete che noi coltivavamo canapa, quindi siamo attenti. Tutte le missioni vanno riguardate affrontando, io non conosco il Locco, quando voi parlate in via generale. Le questioni vanno risolte, non dico caso per caso, la regola sarà generale, ma nell'applicazione bisogna stare attenti. La regola è quella che bisogna, se non possono starci, non ci devono stare, però dobbiamo anche poter sistemare, trovare qual è l'esigenza, cioè ci sono delle necessità che vanno riguardate, perché altrimenti abbiamo altre preoccupazioni. Mettere fuori una persona che è indigente, indubbiamente mi dà un'altra preoccupazione, la cacciata da un lato e poi l'assistono dall'altro lato. Guardate, le cose vanno riguardate sul campo. Non so se questi sono problemi che possa risolvere l'amministrazione comunale, perché ci sono problemi che dobbiamo stare molto attenti, quelli che riguardano l'amministrazione comunale e quelli invece dove siamo bloccati dalla questione stradale. Ciò che ho detto, non sono preparati, ma direte che nella domanda noi dobbiamo vedere quello che possiamo fare nell'ambito delle nostre autonomie, quello dove non possiamo essere autonomi diventa tutto difficile. Quindi dare una risposta a queste domande mi impegnate ad avere, come si diceva, uno che, meno male che c'è lui, dovremmo avere i canali governativi che a noi mancano. Naturalmente è una questione che riguarda la polizia, le forze dell'ordine, ma certamente noi abbiamo anche diciamo, i vigili municipali, i quali dovrebbero essere meno attenti alle contravvenzioni e più attenti a questi che sono i furti e le violazioni della sicurezza. Insomma, cioè, però sulla territorialità bisogna avere un controllo, perché se sugli ingressi di solito la polizia dovrebbe avere il controllo del territorio, sapendo anche le persone che ci abbiano, insomma, quelli di noi che intervengono. Insomma, questo controllo dobbiamo esigere dalla polizia, però dobbiamo anche i nostri controlli. Però io ho visto che i vigili sono bravi quando li facciamo essere bravi, quindi bisogna, dipende dalla dirigenza, dipende da questo consiglio che si elegge. Ma io ho visto invece che la terza età di Santa Maria è quella che funziona in questo momento meglio delle altre terze età, quindi tocchiamo un argomento che sta già in ripresa. Secondo me questa è l'unica cosa che sta in ripresa. Io devo essere, mi proposo come presidente, ma voglio poi capire che ero troppo vecchio per la terza età o troppo giovane, per cui realmente poi di punto in bianco mi tolsi questo disturbo, disse: avete segnato il mio nome, li ritrovo lì per questo posto. E quindi, però ho visto che sta funzionando, quindi riterrei che dobbiamo inserirci in questa impostazione che è stata data in questo momento. Naturalmente
naturalmente l'augurio che faccio a Santa Maria Capua Vetere non è un augurio fatto a me che mi conosco, è un augurio che sappiano scegliere, che sappiano scegliere per il bene di Santa Maria. Io amo Santa Maria perché sono come samaritano, quindi naturalmente non ti devo dire, non ti devo mettere la forza della parola, la forza fisica ci sta perché l'ho dimostrata, l'augurio per gli elettori che sappiano scegliere invece.